Salve a tutto il popolo di YouTube, io sono Pierpo84. Il video che oggi vi mostro praticamente è il gameplay di Where Am I? Dove sono? Questo giochino è un horror psicologico, sempre di tipo diciamo indipendente, che ci vedrà appunto all'interno di questa struttura. Quindi inoltriamoci all'interno di questi corridoi, sono tutti uguali. Vi mostrerò appena possibile una particolarità. Vabbè, lasciate perdere i passi praticamente del personaggio che sembrano essere più, diciamo, i rintocchi di un orologio. Allora, qual è la particolarità di questo gioco? Che per il momento non stiamo riuscendo ancora a vedere. Allora, la particolarità è che se noi non inquadriamo, diciamo, le porte, queste porte qui, esse scompaiono. Cioè, se noi puntiamo una porta e dopo ci giriamo, vedete da lì che siamo arrivati. E qui stavamo andando. Quindi, queste porte sono letteralmente scomparse. Si sono in un certo senso chiuse. Però, diciamo, per ogni porta che si chiude, se ne apre comunque un'altra. Tra l'altro, non so se riuscite a vederlo già da adesso. Io sì, abbastanza chiaramente. Che man mano che si avanza nel gioco, la visuale diventerà sempre più disturbata. Quindi, come se la vista appunto del protagonista, del personaggio, si stesse piano piano annebbiando. Questo unito insieme agli effetti sonori del gioco è abbastanza inquietante. Personalmente non sono mai arrivato sino alla fine del gioco, quindi non so se è possibile vincere o perdere. Qua ne sono sparite addirittura due volte. Non so se è possibile vincere o perdere. Io vi mostro questo gioco fin dove riesco ad arrivare, insomma. Come vedete comincia a diventare abbastanza inquietante. Anche perché la visuale è sempre meno nitida, è sempre più disturbata. E qua ci troviamo praticamente in una specie di labirinto perché è tutto uguale, come potete ben vedere. È tutto uguale. Voglio dire, è abbastanza inquietante perché non si ha la certezza di dove si sta andando. Anche ad avere diciamo, un buon senso dell'orientamento. Poi queste porte che spariscono. Cos'era? Beh, non ci sono altre porte, quindi ci toccherà andare di là. Siamo sicuri? Oddio, spariscono sempre più porte. Beh, come vedete, è parecchio pauroso, voglio dire, ti prende molto perché voglio dire la tensione man mano che si gioca cresce. Scusatemi, purtroppo ogni tanto il mio mouse svirgola da solo. Non si vede quasi niente. Spero che non ci sia necessità di dover aumentare la luminosità del gioco perché insomma non renderebbe come dovrebbe. Però voglio dire, è davvero inquietante e pauroso questo. Spariscono, l'ambientazione sempre più buia. Cioè, fa davvero. Cioè, si vedono soltanto le luci. Sì, scusate, il telefonino ogni tanto suona. Deve. È il suo mestiere. Oddio, che è successo? Beh, questo non me
me lo so spiegare, però come potete vedere il gioco punta molto sul far crescere la tensione del giocatore. Quindi io vi invito a scaricarlo magari per cercare un'eventuale uscita della mappa per poter diciamo vincere in questo gioco. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon download e ovviamente buona partita a Wear 'Em High.